La somministrazione del vaccino anti-Covid è iniziata a Mosca questo sabato. Destinati inizialmente a medici, infermieri e insegnanti, saranno somministrati in 70 centri. La Russia è stato il primo paese ad annunciare il vaccino nell'agosto scorso, battezzato Sputnik V con riferimento al satellite sovietico. Secondo i ricercatori è efficace al 95%. La prossima settimana invece si inizia oltre Manica, ad annunciarlo qualche giorno fa il Premier Johnson. Ci aspettiamo di arrivare abbastanza rapidamente a somministrare circa 400 vaccini al giorno e poi andare oltre, a 500 e sempre di più. Ma con il vaccino l'emergenza non finirà. Progressi sui vaccini danno a tutti noi una spinta e ora possiamo iniziare a vedere la luce alla fine del tunnel. Tuttavia l'OMS è preoccupata che ci sia una percezione crescente che la pandemia sia finita. La verità è che al momento assistiamo in diverse zone a un'altissima trasmissione del virus. È importante che le persone continuino a seguire le misure barriera nazionali e locali per confinare e limitare la circolazione del virus. L'Unione Europea ha comprato oltre 300 milioni di dosi di vaccino all'americana Pfizer. L'EMA, l'Agenzia Europea per il Farmaco, ha iniziato il processo che porterà all'autorizzazione entro la fine del